Regalare un sorriso ai bambini meno fortunati, a coloro che vivranno un Natale diverso dai loro coetanei, è estremamente importante, è una vera e propria medicina. Così anche quest'anno la sezione salernitana dell'AIL ha ripetuto l'iniziativa del Babbo Natale in corsia. In realtà erano più di uno e sono arrivati direttamente dall'alto, calandosi dai tetti dei Orruggi, sorprendendo così i piccoli degenti che li hanno accolti e salutati con inevitabile emozione. L'AIL, l'Associazione Italiana Lotta Contro le Leucemie, ha coinvolto l'Associazione Edilizia Acrobatica e tanti volontari che hanno donato giocattoli ai pazienti dei reparti di pediatria ed ematologia. Per loro anche il momento di intrattenimento musicale offerto dal coro pop di Ciro Caravano. Abbiamo portato la musica nel reparto di ematologia, dove in genere c'è sempre sterilità, cioè pazienti che non possono uscire dalle loro stanze sono usciti a sentire la musica del coro pop guidato dal maestro Ciro Caravano ed sono state veramente delle note emozionanti, eccezionali. L'AIL Salerno, che sta ogni giorno a fianco dei pazienti ematologici, oggi per Natale ha voluto festeggiare in modo particolare. Sono arrivati, grazie alla ditta Edilizia Acrobatica, i Babbo Natali che sono scesi dal tetto. Bellissima manifestazione, come al solito l'AIL è un'associazione che ci sta molto vicino tutto l'anno, e in particolare in questo periodo attraverso la collaborazione dell'Associazione Edilizia Acrobatica dimostrazione di un grande spettacolo per i bambini piccoli. Quindi animati da un Babbo Natale con dei kelfi che scendono dal tetto e poi si vengono a trovare i bambini donando loro dei giocattoli. È una manifestazione, uno spettacolo molto bello dove i bambini si appassionano proprio a questa discesa del Babbo Natale, per cui siamo entusiasti di questa manifestazione e soprattutto ringraziamo sempre l'AIL che come associazione insieme ai volontari sono sempre presenti nel nostro reparto e ci supportano e creano tante iniziative che vanno incontro alle esigenze di tutti i bambini ricoverati in questo reparto.